Una matata, ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Allora, parliamoci chiaro, molto molto chiaro. La serie di Gears è finita, Gears of War 4, e io dovrei incominciare un walkthrough. Per chi si sta dicendo, ma se incominci questo c'è troppo Fortnite sul tuo canale. Forse è vero, forse no, ma se devo fare salve al mondo, in che momento lo dovrei fare? Quando Fortnite ha perso di visibilità? No. Ragazzi, voglio provare con voi la modalità salva il mondo. Me l'avete chiesto in tantissimi. Vi chiedo di supportare questo video con un like. Decidete voi like. Io non ve li chiedo. Non ve li chiedo. Però, se volete che la serie continua, ci devono stare un sacco di like. Salva il mondo. Ah, vediamo che cosa. Oh, non l'ho mai aperto salva il mondo. Non so neanche che cavolo è salva il mondo. Non l'ho mai aperto. Mai aperto. Solo per una volta per sbaglio, che invece ne mette il multigiocatore, ho aperto salva il mondo, ma ho chiuso dal caricamento, quindi non so minimamente che cosa sia. Poi penso che comunque lo state vedendo, perché il caricamento è molto molto lungo, quindi capirai. Pensa quello che sta. Che poi so che, tra l'altro, che nel salva il mondo si possono riscattare le monetine per, appunto, shoppare le skin, eccetera eccetera. Almeno così mi ha detto Yure poi. Ok, ci dovremmo essere? Ho uno schermo nero io. Probabilmente anche voi, con solo la mia faccia in questo momento. Ok, Commander. Ramirez is counting on you to get those survivors to safety. Hello, Ray. If you can hear me, now would be a great time to hurry up. Copy that. Weapons and building systems coming online. Now. Yeah, back in action. We got a pack of husks dead ahead. What's our firepower situation? See for yourself. Lead the way, Commander. Ok. Così capiamo anche qualcosa in più, no, sul gioco. Però. Ok. Take him out. Cioè, so che sicuramente dobbiamo distruggere questi obiettivi, non farli passare. Ok, poi non so, tra l'altro, se la. Se era messa male la visuale. Boh, va a capire. Trovo un'uscita dalle caverne. Ah, ok, quindi praticamente devo andarmene da ste parti. Lo so, mica sono scemo, eh. Ok. Grazie mille. What's your situation out here, Ramirez? I've been holding down the fort, but nowhere safe for long. Well, we're here to help. Ok, grazie mille. Oh. Whoa. Has it always been this bad, Ramirez? Nah, sometimes it's worse. Salta in maniera completamente differente. Le casse si aprono in maniera differente. Ok. Ah, c'ho una spada incredibile. Ma la spada la devono mettere assolutamente, eh. We can help with that. We need some crafting materials. Try smashing up some cars and trees. Ok, quindi le auto. Ma da quanto salta strano, ragazzi. Salta stranissimo. Ok, sto prendendo i materiali. Non so quanti ne devo prendere. Ok. Cioè, devo rompere qualsiasi cosa. Ha un'arma, recupera 1-4 fili da spago sugli alberi. Ok. Ok, perfetto, buono a sapersi. Quindi devo anche rompere degli alberi. Cioè, praticamente ogni albero che rompo, vedi? Raccogli risorse per creare un'arma da fuoco. Se lo dite voi. Ok. Open the inventory, click on the gun icon, select it and craft. Ok, l'inventario è questo qua. Ah, quindi l'arma da fuoco si intende questa. Ok. Ramirez, come in. We got company. I've marked the location of the fort on your map. Ok. Let's go protect those survivors. Oh, ma a me va bene. L'importante è capisce qualche cosa, eh. Non è che le trappole ce l'ho. Comunque salta strano in una maniera incredibile. Ok, a figo è figo. A figo è figo. Le cazzine si sentono un po' più basse, ma magari risolvo io post produzione.
Ok. Mi sa che sta sfuggendo di mano la situation. Mamma mia, raga. Ma pure i rumori sono completamente differenti. Ma tu che vuoi? Che per assurdo mi sembra più forte la pistola. Dai ragazzi, sto arrivando. Scusate, scusate. Eccomi qua. Ma pavimento, dai. Ok. Senza troppi problemi, Dai ragazzi, dai che gli facciamo il gran cuffo. Io non lo so, l'ho messa, poi magari non andava messa, però. Vedi che carina. Thought we lost you out there. You're not that lucky. What's your status? We can't find a way out of here soon. We're all as good as dead. Ma no, ma siamo messi bene, hermano. No need to worry. We've got your back. Let's place some traps. Okay. To keep husks from getting inside. Place traps in front of the door. E l'ho fatto. Ok, ok. Matto, ce n'ho una cifra. Che cos'è questa roba? Ma che cos'è quella roba? Entra nel bunker? Ok, entro nel bunker. Non so. Ciao, bella. Meno male che ci pensiamo noi. Le casse si aprono molto più lentamente. Che la cosa, secondo me, ci sta, daddio. Ramirez? I'm getting some seriously weird readings here. Ok, quindi faccio fatto una porta. Grazie mille. Ah, ma forse ho trovato il progetto. Is this a missile or some sort of rocket? Some sort of rocket. Actually, wait. It's the best sort of rocket. Commander, there's a cos'è satellite sta roba? If we have a satellite, we can guide Ramirez and the survivors back to our home base. Then let's launch this thing. Fatemi prendere sta roba che non so cos'è. Sono sincero, non so cosa sia. Ne avrò perso qualcun altro? Non lo so. Ma per fare il lanciarazzi? Ah, devo togliere. Voglio mettere. Ok, perfetto. Un po' lagga. Ma pure qua, pensa un po'. Ok, perché vedi, qua è pieno di blu. Non so cosa sia il blu. Sicuramente sarà un materiale, suppongo. Va, capi? Ok, questo l'abbiamo preso. Ah, no, devo andare semplicemente indietro. Vedi, là c'è altro blu. Vabbè, poi magari me lo dirà il gioco o me lo direte voi qua sotto, sicuramente. Great. Now get outside before you're engulfed in flaming rocket exhaust. Ok. We need to keep that rocket safe until launch. Ah, il razzo è per scappare, ok. Arrivo. I'm on my way. Arrivo, arrivo. What the hell is that thing? Ma poi non corre, porca miseria. Ma che carino. Fall back! Fall back! Si sentono poco gli spari degli alleati, queste cose qua, ma chi se ne frega. Ok. Oh! Ok. Ma sto bastardo. Ah, quelle sono torrette automatiche, vabbè. Ma la difficoltà non la posso settare? Secondo me no. Io sto tranquillo perché tanto ho 200.000 trappole, raga. Mo non so se sono accumulative, ma ce n'ho altre 4, quindi non è che mi vada molto di utilizzarle. Potrei anche costruire un muro là, cioè un pavimento qua davanti. Vorrei provare la spada, bella, questa me la devi mettere però, Questa però me la devi mettere, oh. Vai così. I miei alleati chissà che fine hanno fatto. Vedo sparare roba. Vabbè, ma non è un problema, dai. Ma sì, si metti, ma che te frega. We're working on something. Hang tight and protect the fort. Ma sì, sì, ma... D'accordo. Ma raga, ma qua fanno tutte le trappole. Sicuramente più avanti diventerà molto più difficile. Lanciarazzi. Ah, ok. Ma per il momento non mi serve, per il momento. Grazie mille, ma...
Per il momento non mi serve. Magari sì. Aspetta, eh. Ok, che carino. Vedi, c'è quella che spara tantissimo. Sta brutta sta persona. Ok. Queste, anche se non c'era assolutamente bisogno, eh. Quindi tempo restante. Ma è una cazzo. Cioè, questo è stato molto facile, eh. È stato molto facile, ragazzi, eh. Ok, questo è il lancio del razzo, dove praticamente siamo scappati, credo. Ok. Stand by to move, Ramirez. As soon as that satellite data is ready, we're bringing you in. Ah, no, 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 no. Non c'era nessuno là dentro. Ok. Vedo schermo nero, ragazzi. Ah, ok, perfetto. Oh, vedi, ricompensa e missione. Che carino. Apro. Non so se si riflettono nel multiplayer. No, non si riflettono nel multiplayer. Assolutamente. Vedi, c'ho dei progetti. Aculi di legno. Ok. Ah, vedi, è proprio fatto. Questo è Pagurolandia, ragazzi. Avvio un corso scudo antitempo dentro di connessione alla lobby. No, non capisco cosa devo fare. Assolutamente, non so cosa sia. Che cosa mi state facendo? Queste sono le ricompense della missione. Modifica squadra eroi. Seleziona gadget. Oh mio dio. Ok. Ah, quindi va in base a diverse cose che io non ho ancora capito. Quindi ci sono altri eroi che posso mettere. Sicuramente con delle proprie abilità. Va bene. Caricamento è bello tosto, raga, eh. Ok. You are now protected by a temporary storm shield. But I think I know how to turn this little home base into something incredible. Sì. If we can upgrade and protect it, this storm shield could keep you and everyone you rescue safe from the storm. And that's where you and your construction chops come into play. Che non You're è male, a builder, like Frank Lloyd Wright or Bob. So let's get started. Go activate the storm shield. Lo scudo antitempesta. Ok. The goal is to protect the storm shield from any attackers. Here's what you va bene. Do. But we don't have the resources to build that quite yet. And here's what we do have the time and resources to build. Still good. Eh beh. E lascia perde. Can't build without resources. Sì. Let me send some for you. Ma guarda che le risorse le sto prendendo da per terra. Guarda che già ce le ho. Ok. Bad news. Ha mandato un botto di roba. Let's start with walls. Vabbè, per il momento li costruisco in legno. Ma che me frega, raga. Cioè, nel senso, non credo che ci siano tutti sti problemi, no? Potevo farli anche in materiali più efficaci. Però devo vedere se sono accumulativi. Va bene, aggiungo la porta. Qual è il problema? Ah, ok. La porta l'ho fatta in pietra. Mi sembrava un pochino più... Ah, ok. No, questi posso farli in pietra tranquillamente. Questo sicuramente è per metterci le trappole. Sicuro, al 100%. Questo perché non mi si è messo? Ok. Looks like Grazie. We could use some traps. Place a floor, ceiling and wall trap. Ma io voglio. Io in realtà voglio mettere la trappola soffitto, giuro in giurello. Ah, questa è. Ok, ok. Quindi metto qua. Those are the basics. Now let's finish the build. Here's what you need to construct. Low walls are great for slowing down the enemy, and they don't get in the way of your bullets. Deselect the two top rows and make sure the bottom three panels are selected. Make sure to select the low piece you removed to make the door. Ah, ok. Not possible. Mi dice che non è possibile. Ok, quindi facciamo così. Modifico questo. Well done. You definitely have construction skills. Let's place a few more traps on structures you've built. Put them anywhere you like, but remember, this first attack will come from the south.
Ed ecco per quello che me l'hai fatto costruire parecchio a sud. Cioè, almeno su quello siamo. Ma vedi, non mi fa costruire dove non voglio. Ma dai, sei un bastardo, gioco. Difendi lo scudo antitempesta. Ok. Confession time. I broke the airstrike. Let's not dwell on who crashed what into a mountain, all right? So for now, we'll stick with grenades. Ok, ci sto, lancia una contro il bersaglio. E qual è il problema? Hai visto quanto sono bravo? Dai. C'ho tutto, basta che te muovi. Ok, devo attivare lo scudo antitempesta. Che non so come si fa. Ok. Espandi scudo, vi richiesto aiuto, però esce scudo antitempesta, espandi scudo. Ok. Ah, quindi man mano che lo espando. Ok, pitch. È un po' zoomato comunque. È un po' zoomato. Eh sì. Vai, da sud ci penso io con la mia spadina. Vai, vieni qua, venite, venite. Questo mi ha preoccupato un po'. Ok. Credo che comunque diventi più difficile man mano che si va avanti, eh. Abbastanza sicuro. Allora, raga, io questa non ve l'ho fatta vedere perché l'ho trovata molto semplice come ondata. Molto, molto semplice. Quindi non ve l'ho fatta vedere. Mancano 14 secondi. Niente. Niente di che. Come sicuramente potete vedere. Dai, dai, 4. Qua proprio non ci sono proprio avvicinati, ve lo dico. Ok. E di fatto è stato molto semplice, eh. Grazie, mi sento un eroe. Grazie mille. Mi sento un eroe, ragazzi. Grazie. Grazie. Augurolandia, bellissimo. Ok. Ho un punto abilità. Oh, guarda quante casse! Sì! Ah, le apro man mano, vedi? Oh! Wow! Ok. Fighissimo. Fighissimo, fighissimo. Quindi torniamo alla base. Che poi sicuramente quelli sono miglioramenti. Però si facevano anche dei miglioramenti per, che ne sono, multiplayer, sai. Skin arma. Tanto arriveranno le skin armi, ragazzi, eh. Quindi apriamo. Bottino di livello 3. Cos'è? Lama caduta nella scheda bottino. Che cazzo? Ah, lama. Ah, ok. Ok, va bene. Incarico completato. Che mi dà il fucile a pompa. E mi dà. Vedi il V-Book. Mi dà il V-Book. Luckily, the vendor tech store has you covered. Visit the loot tab. Quindi bottino. While you're there, use the V-Book in your account to purchase your very own upgrade llama. Swing away and loot those llamas. Woo! This is gonna be good. Ok, chissà se è... Chissà se è... Quindi non posso fare niente qua. Ok. Che carino. Lo acquisto, ma sì, cioè, quelli che ho vinto lo acquisto, dai. Nah, go for it. Ok. Hey, check out vedi? Ho sbloccato parecchia roba, ragazzi. Tantissima roba. Una cifra. Che sicuramente è roba che mi aiuta tantissimo, eh. Ragazzi, c'è questo opening incredibile, fantastico, pazzesco. Bello, bello, bello. 150. No, ma adesso non cosa? Enjoy your che loot. Succede? Don't forget to claim your mini llamas and spend the V-Bucks you've earned by completing missions. Ah, vedi, ho aperto un sacco di roba. Non me l'aspettavo tutta sta roba, sinceramente. Hey, hey. Ok, ok. Look. Don't tell anyone else about this. But since you got in on the ground guarda quanta floor roba. Saving the world thing, we got roba rara. Check it out.
Ci piace! Ottieni tutto, ottieni tutto. Quindi armeria. Ok, c'ho anche una roba abilità. Allora, signori, io... Questa che cazzo si parla? Signori, dicevo, io direi che per l'appuntamento di oggi può finire qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Vedremo se continuare questa serie insieme a voi. Signori, pollice in su, commentate, condividete se non siete iscritti. Iscrivetevi al prossimo appuntamento al vostro CC89. Ciao ciao.